Immagini davvero particolari di Scarface dappertutto, statue della Madonna, immagini sacre, una Lamborghini nel parcheggio, slot machine alla taverna, due biliardi, telecamere a circuito chiuso, addirittura una carta igienica che riproduce banconote di 50 euro. Tutto questo c'era nella villa di Giuseppe Palumbo, uno dei quattro fermati per questi raid punitivi. Queste sono le immagini della Guardia di Finanza. Forse non abbiamo ancora Paolo Chiariello, le continuiamo a vedere. Appunto, Guardia di Finanza e Carabinieri che hanno fatto irruzione alla ricerca dei responsabili di questi raid e si sono imbattuti anche in questo kitsch a Villa Palumbo, a Marano, la villa circondata da cancelli e telecamere, scene che abbiamo già visto in altre case di camorristi. Queste sono le immagini appunto di questi raid terribili. Vedete la gente entrare con i camorristi entrare appunto con i passamontagna, tirare giù le slot machine. Ne parliamo tra pochissimo ancora su Sky TG24.